Una grande, grandissima, meravigliosa Lazio annienta completamente il Borussia Dortmund 3-1 all'Olimpico. Vittoria molto molto importante per Inzaghi e per i suoi. Vittoria soprattutto che dà una spinta morale importante che mancava un po' alla Lazio dopo il bruttissimo KO di Genova di qualche giorno fa contro la Samp. Vittoria strameritata, la Lazio ha giocato molto molto meglio del Borussia, che ha fatto più di qualcosa, si è reso spesso pericoloso, però non ha avuto niente a che vedere con la Lazio. Oggi Lazio buona in fase difensiva, ottima in fase offensiva, Borussia in fase difensiva pietoso, discreto ma poco cinico in fase d'attacco. Quindi la Lazio tutto sommato molto ma molto meglio del Borussia, almeno a mio avviso. La gara la sblocca subito Immobile, che risponde così alle critiche che erano piombate su di lui dopo le prestazioni un po' deludenti con l'Italia. Bello il gol, bello il passaggio filtrante, bello anche comunque il gol di Immobile perché la prende bene col mancino. Poi c'è anche la rete del raddoppio di Luis Felipe, pure se è un autogol di fatto, perché Luis Felipe si inserisce molto bene anche lui, bellissimo. Questa volta pennellato alla perfezione il cross di Luis Alberto, Luis Enrique, scusate, Luis Felipe. Adesso ho fatto un incrocio stranissimo, ragazzi, tirando in ballo un allenatore che adesso non c'entra niente, pensando un po' come adesso io stia messo. Stavo dicendo, Luis Felipe si inserisce molto molto bene e va a colpire di testa, però poi il portiere del Borussia la prende anche lui di testa, quindi di fatto è un autogol, perché l'ultima deviazione, quella decisiva, è del portiere, è del estremo difensore giallo-nero. Il Borussia comunque cerca di accorciare le distanze, cerca di rientrare in partita. Stracoscia è molto bravo la prima volta su Guerreiro. Guerreiro taglia la difesa della Lazio come se fosse un coltello sul burro, si inserisce centralmente e va tu per tu con Stracoscia. Però Stracoscia è molto bravo, è reattivo e para. E c'è anche un'altra occasione, un altro paio di occasioni ci sono in cui il Borussia, prima della fine del primo tempo, sarebbe potuto rientrare in partita, però alla fine la Lazio riesce a mantenere stabile il punteggio per tutto l'arco del primo tempo. Nel secondo il Borussia riesce a trovare la via del gol e la trova con Haaland, e qui c'è un po' una dormita difensiva della Lazio, perché diciamo, ragazzi, che è un po' inammissibile quello che ha fatto Patrick, che non puoi lasciare così tanto spazio, soprattutto in area di rigore, a Haaland, perché lo sai al 100% che ti castiga, e questo quindi è stato un errore molto molto grossolano e che sarebbe potuto costare anche molto più caro alla Lazio. Fortunatamente per loro, però, ragazzi, alla fine ci ha ripensato l'attacco biancoceleste a rimettere un po' le cose nel giusto verso, a rimetterle un po' bene, perché se no la Lazio si sarebbe rimproverata questa disattenzione clamorosa in fase difensiva con Patrick. Segna quello, colui che ha il nome impronunciabile, Akpa Akpro, sembra uno scioglilingua pazzesco. Alla fine segna lui, è un rigore di fatto. Perché? Perché c'è il passaggio filtrante per Immobile che la mette a rimorchio, come direbbe Piccinini, per questo Akpa Akpro che arriva tutto spedito e tira comunque abbastanza centrale, però gol importante, gol che sigilla con un quarto d'ora abbondante di anticipo rispetto al fischio finale, la gara che la Lazio vince, gara che quindi sancisce il ritorno della Lazio in Champions League dopo tantissimi anni, se non consideriamo i preliminari del Leverkusen di qualche anno fa. E comunque la Lazio adesso ha buone possibilità di andare avanti in Champions, non gliela sto tirando, però diciamo che aveva già buone possibilità prima. Poi adesso ha vinto la prima contro la squadra più temibile sulla carta, non ha vinto in Germania, però è comunque una vittoria importante contro quella che sulla carta è la più forte del girone. E se consideriamo pure che il Bruges ha battuto lo Zenit in Russia, diciamo che la Lazio ha ancora più possibilità di andare avanti. Poi, ovvio, questo sul campo ce lo vorrà dire. Adesso Inzaghi e i suoi dovranno affrontare un tour de force veramente pazzesco. Attendiamo un po' gli sviluppi di questa Champions League, che se dovesse continuare sarà sicuramente fantastica. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto. Vi ricordo che sarei molto, ma molto, ma molto, ma molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti e buonanotte.